I social sono un grande mezzo, sono un mezzo che permette di raggiungere più persone, che permette di abbattere distanze, permette di dare opportunità, però è anche un mezzo che manifesta in delle occasioni il suo lato oscuro nella maniera peggiore. E prendiamo il video, la videonotizia della batteria di Jacobs di questa notte ai mondiali. Purtroppo è stato necessario cancellare una serie di messaggi totalmente irricevibili, di una ignoranza e di una volgarità inaudita. Sapevamo benissimo che sarebbe accaduto questo, perché l'avevamo detto anche nel podcast pre-mondiale. Vedrete che sicuramente poi, stando Marcel Jacobs purtroppo non in forma per tutto quello che sappiamo, e chi conosce lo sport, l'atletica, e si informa sa perfettamente che tipo di problemi ha avuto Jacobs in questa stagione outdoor, dopo una brillantissima stagione indoor in cui ha vinto i mondiali da sfavorito, peraltro nella gara che non è propriamente la sua per le caratteristiche. E apro una piccola parentesi: la stagione indoor non è assolutamente la colpa, come alcuni hanno scritto, non c'è cosa più sbagliata, perché lui anche l'anno scorso ha allenato la stagione outdoor proprio grazie a quella indoor, lavorando sulla partenza, su alcuni particolari che poi sono importanti nella prima parte di gara per comporre quello che è un 100 metri vincente. Lui l'anno scorso aveva vinto gli europei indoor sui 60, quest'anno appunto ha vinto i mondiali e stava andando tutto alla perfezione. Il problema purtroppo nasce, come sappiamo, abbiamo detto mille volte, da anaerobi, intossicazione alimentare, uno stop che lo ha costretto a perdere giorni di allenamento, a perdere lavoro importantissimo nella tabella di marcia della preparazione. E poi quando si ripresenta in gara a Savona, questo infortunio che si trascina per tutta la stagione, questo problema, lui dice di sentire questo fastidio al gluteo quando corre, ed è una zona cruciale per quanto riguarda poi il lavoro che si fa sui 100 metri durante la corsa, per poter sprigionare tutta la potenza che Jacobs può sprigionare sui 100 metri. Quindi è chiaro che una cosa del genere non è assolutamente facile da smaltire in tempi brevi, è un infortunio tra i più fastidiosi per uno sprinter, questo che si possa avere, e sappiamo tutti dunque che lui è arrivato a questi mondiali in determinate condizioni e ce la sta comunque mettendo tutta, sta onorando la maglia, e soltanto per questo deve essere incoraggiato e applaudito, perché poteva benissimo stare a casa, poteva rinunciare, invece è qui a costo anche di fare una brutta figura, di prendere sbelle dagli americani a casa loro, di fare un brutto tempo, di non centrare l'ingresso in finale, di finire distante in finale, può accadere di tutto, può accadere. E lui comunque è qui, come ha detto nell'intervista, sono qui per provarci con quello che ho, e quindi soltanto per questo va assolutamente ringraziato e va applaudito e sostenuto. E invece i commenti che sono arrivati sono di una, come detto, di una ignoranza, di una maleducazione, volgarità, bestialità inaudita e avvilente, perché leggere certe cose fa davvero male proprio all'intelligenza umana, perché al di là di quelli che commentano senza conoscere i fatti, e ripeto sempre che informarsi è gratis, non costa nulla. Io non dico che tutti quanti devono essere per forza esperti di atletica o seguire il canale, i podcast che facciamo di presentazione, per carità, ognuno può vedere quello che vuole, se non segue l'atletica ci stava benissimo, non è quello il problema. Però non si può venire a commentare dicendo che Jacobs non vale niente, che è un fallimento, è una meteora, è un flop, e ecco qui caccia scuse perché non è capace, da colpa all'infortunio. C'è addirittura che parla di doping, cose senza senso, fuori dal mondo, chi dà giudizi pessimistici, iper, quasi come avesse la sfera di cristallo. Ecco qui, è finita la sua carriera. Certo, adesso per un anno in cui è sfortunato finisce tutta la carriera, quindi poi magari se torna a vincere vogliamo vedere cosa diranno queste persone in futuro. Ma insomma è tutto molto molto ignorante nel modo di commentare, quando, ripeto, basta informarsi e si sanno le cose e si può esprimere un'opinione. Chi addirittura parla di vaccini, vabbè, sorvoliamo, stendiamo un velo piroso su questa roba qui, ma ragazzi, ma non è assolutamente, per non parlare poi di quelli che fanno polemica con gli altri utenti, che rispondono a cattive parole agli altri utenti, li mandano a quel paese, insomma tutti questi messaggi cancellati e gli utenti bannati. Perché se c'è una cosa che voglio mettere subito in chiaro è che su questo canale
Non c'è spazio per l'ignoranza. L'ignoranza e la volgarità su questo canale non avranno mai spazio. Quindi è inutile che venite a fare questi messaggi da troll, questi messaggi per creare polemica o semplicemente perché siete ignoranti e avete bisogno di esprimere la vostra ignoranza tramite una tastiera, e nessuno ve lo chiede nella vita di fare questo, perché non date nessun beneficio anima viva nel mondo. Quindi sappiate che questi messaggi non verranno mai accettati, verranno sempre respinti e sarete sempre bannati. Quindi è inutile che ci provate, è inutile. Questa è una cosa che deve essere messa in chiaro e mi sento di doverla dire proprio adesso, dopo aver letto una marea di bestialità assolute, e per ignoranza e per tono e per insulti. È ora di farla finita. Questo è uno sfogo necessario e lo faccio soprattutto rivolto a quelli che sono amici del canale, che sostengono con i loro commenti, con la loro compagnia, con il loro piacere di stare assieme a parlare di sport. Ecco, lo faccio soprattutto per voi, perché possiate capire quanto è difficile cercare di creare una community che parli di sport olimpici in questo caso in Italia, dove la cultura sportiva è veramente ridotta al minimo, dove spesso il parametro è semplicemente il risultato, dove non si capisce mai quello che c'è dietro, dove non ci si informa mai su come avvengono delle cose, su come si verificano certi passaggi. No, si guarda il risultato e si sparano sentenze anche su cose di cui che non si guardano mai, perché la maggioranza delle persone che fa questi commenti non sa neanche cos'è una stagione di atletica, viene qui a commentare perché è il grande appuntamento, il mondiale con Jacobs, che dopo che ha vinto le Olimpiadi vengono qui, Jacobs ha fatto schifo e quindi è una vergogna, fa tutto non è possibile. Questo vale per tante cose, vale per tante cose nello sport, l'abbiamo visto anche con le Olimpiadi, con una parte dei pseudogiornalisti lo scorso anno, quando dopo pochi giorni dicevano che l'Olimpiade era la peggiore di sempre dell'Italia, che era peggio di Montreal 76, per poi rimangiarsi qualsiasi cosa dopo le bellissime trionfali giornate che abbiamo vissuto con le 40 medaglie, i 10 ori, gli ori storici. Questa è l'Italia. Non sta bene assolutamente a chi ama lo sport, a chi ama i valori dello sport olimpico, questa cosa non sta bene per niente, però io penso che noi insieme possiamo nel nostro piccolo contribuire comunque a creare una community e aumentare in qualche modo la cultura sportiva, cercando di far capire alle persone quando sbagliano e come sbagliano. Quindi anche voi amici del canale, cercate nel vostro piccolo di diffondere la cultura sportiva vera e di combattere questa mentalità. E pensare che proprio nel podcast di presentazione al mondiale è stato proprio detto questo, è stato detto: ci auguriamo che poi non arriveranno i soliti troll da tastiera al momento in cui la gara di Jacobs andrà in un certo modo. Ecco, mai parole furono più famose, perché davvero è accaduto, anzi anche peggio di quello che ci si poteva aspettare. E adesso torniamo a parlare delle gare. Ieri si è chiusa la prima giornata di questi mondiali di atletica, di Jacobs ormai sapete tutto, è in semifinale, non ce l'ha fatta l'altra azzurra in gara Ali, che evidentemente ha pagato anche l'emozione del primo mondiale. Il ragazzo comunque ha potenzialità, non bisogna buttargli la croce addosso, ha sbagliato la gara, è stata una controprestazione, ma vedremo in futuro cosa sarà capace di fare. È troppo presto per poterlo giudicare su una gara sbagliata, c'è bisogno di tempo anche per lui, e questa è sicuramente un'esperienza che lo potrà aiutare. La vera nota negativa è stata della giornata, purtroppo, dell'eliminazione di Roberta Bruni nel salto con la sala femminile. Non ce l'aspettavamo, perché lei quest'anno con 4,71 di record italiano era tra le migliori al mondo e in Europa, e quindi la finale era sicuramente la sua portata. Avrà un'occasione importante per rifarsi agli europei di agosto, e quindi sosteniamola, perché sicuramente lei ha del grande potenziale e l'appuntamento di Monaco degli europei può essere molto molto interessante per lei. Non ce l'ha fatta neanche l'altra azzurra, Elisa Monerolo,
In finale c'è Gaia Sabbadini nella 1500 metri femminile, no, in finale, scusatemi, in semifinale, perché ha passato il primo turno, quindi la rivedremo e quella sarà la gara più importante di lei, perché cercherà finalmente l'accesso alla finale mondiale. Speriamo che con la sua grinta, con la sua cattiveria agonistica, riesca a centrare questo traguardo. Non ci hanno fatto le altre due ragazze impegnate nei 1500, la Vissa e la Del Buono. Jimbo Tamberi, come abbiamo detto nella video notizia di ieri, è in finale, ha sofferto tantissimo anche lui, come Jacobs purtroppo non è al meglio a questi mondiali, ma è qui a dare l'anima per la maglia azzurra, a provarci nonostante tutto. 2.25 e 2.28 saltati alla terza prova, veramente ha fatto tremare tutti i tifosi, alla fine ce l'ha fatta a rimanere in gara, a qualificarsi alla finale. Ha detto che bisognerà tirare fuori gli artigli lunedì, quando ci sarà la finale, che sarà nella notte italiana tra le 2.45, l'inizio è previsto la notte tra lunedì e martedì, vedremo cosa potrà accadere. Non è sicuramente il favorito per la vittoria e vedremo se riuscirà ancora una volta a tirare fuori la gara da campione, la prestazione nel momento difficile, ce l'auguriamo tutti. E finale anche per Nick Ponzio nel getto del peso, molto bene questa qualificazione per lui, purtroppo manca Whale, che era stato ottimo protagonista alle Olimpiadi con il quinto posto, non ce l'ha fatta Fabri, l'altro azzurro in gara. La 4x400 mista si è qualificata per la finale e ha chiuso al settimo posto, comunque sia è stato positivo vederli in una finale mondiale. E poi ancora altri risultati della giornata, ovviamente Sara Fantini che, come da previsione, ha centrato la qualificazione alla finale del lancio del martello femminile e l'ha fatto bene, con una buona impressione, quindi confermiamo quanto detto alla vigilia, ovvero che la Fantini deve provare a entrare nelle 8 innanzitutto e poi cercare di scalare qualche posizione per chiudere con un piazzamento di prestigio questo mondiale, che nel processo di crescita verso Parigi è sicuramente una prima tappa importante per questa ragazza, che va seguita molto molto attentamente. Si sono assegnati anche i primi titoli dei mondiali ieri e va sottolineato come ci sia stato il successo del Perù nella marcia femminile a 20 km in cui mancava la nostra Antonella Palmisano, la nostra splendida campionessa olimpica di Tokyo, purtroppo anche lei per infortunio, e ha vinto una peruviana Kimberly Garcia, e è il primo oro di sempre del Perù nella storia dei mondiali, e questo ci fa capire quanto sia universale l'atletica e quanto sia difficile vincere in questo sport dove davvero tutto il mondo compete a seconda delle discipline e c'è proprio un senso di universalità totale. Nella marcia ovviamente in queste due gare non avevamo speranze di medaglia, ma nella marcia abbiamo una carta importantissima e sarà con Massimo Stano nella 35 km maschile, che avverrà negli ultimi giorni di gara dei mondiali, e quindi concentriamoci sicuramente su quella prova che potrebbe darci delle soddisfazioni. La marcia è sempre stata la cassaforte, lo sappiamo, dell'atletica ai mondiali, e quindi auguriamoci che sia così anche per il campione olimpico di Tokyo, che possa centrare un podio e regalarci comunque una bella emozione. Ovviamente questa notte, la notte che sta per arrivare, sarà la notte dei 100 metri, quindi ore 3 le semifinali, ore 4:50 la finalissima. Marcel proverà ad andare in finale, non sarà facile, sarebbe a mio avviso già un grande risultato arrivare a qualificarsi per la finale, gli americani stanno volando. Fred Kerley, l'argento di Tokyo, ha fatto 9.79, davvero con una bellissima impressione, bene anche Bromel, bene anche Seville, il giovane giamaicano, insomma c'è tanta carne al fuoco. Vincerà chi sicuramente saprà reggere meglio la tensione nei tre turni. Sarà una gara di nervi ovviamente, sarà uno spettacolo assoluto e potrebbe scapparci anche un tempo che non si vede da tantissimo, quindi attenzione anche al rilevamento cronometrico di questa gara. Questa pista è veloce, lo sappiamo, e quindi tutto lascia presagire davvero qualcosa di molto molto importante a livello cronometrico. Iniziano anche i 100 femminili questa notte, ci sarà il primo turno, ci sarà in gara per l'Italia Zainab Dossou, che ha come obiettivo qui quello di provare a battere il record italiano della Levorato e centrare innanzitutto l'ingresso in semifinale e poi comunque giocarsi tutto quello che ha in semifinale, fare la gara della vita e vedere dove la potrà portare. Per il momento questo è il riepilogo della prima giornata. Vi ricordo anche che in questa settimana inizieranno anche i mondiali di scherma,
che si disputano nel Cairo in Egitto e che saranno un altro importante appuntamento per gli sport olimpici di quest'estate, e sicuramente ne torneremo a parlare quando arriveranno i risultati, vedremo le prime gare e commenteremo anche questo. Ringrazio chi è arrivato fino a qui e chi vorrà commentare e esprimere la sua opinione a riguardo, e grazie anche per tutti i bei commenti arrivati negli ultimi giorni, e ci auguriamo che sia una bella seconda giornata di questi campionati mondiali in atletica e continuiamo a vivere questa estate sportiva assieme. E per quanto riguarda il calendario dettagliato di questa giornata, ci sarà poi un post in community con tutti gli orari italiani, ma comunque trovate nell'Olim Podcast di presentazione ai mondiali, c'è proprio una parte dove c'è tutto il calendario giorno per giorno con gli orari italiani, con gli italiani in gara, tutto quanto spiegato nei minimi dettagli, per cui se andate su quel video che vi lascio qui il link potete andare più o meno intorno a me, c'è anche nella timeline, nella descrizione trovate tutto il calendario dei mondiali, quindi potete avere giorno per giorno riconsultarlo e vedere le gare che vi interessano e regolarvi per come seguirle. Tutte le gare sono sempre in diretta, ricordiamo, su Rai Play, Rai Sport, Rai 2, e chi vuole può anche vederle su Sky, perché anche Sky trasmette le gare dei mondiali, tutto quanto tra diretto ovviamente, replica on demand su Rai Play, c'è tutto, quindi un mondiale che è coperto assolutamente al 100%. Grazie ancora per l'attenzione e alla prossima.